Ok, eccoci qua, il pacco che vi stavo dicendo. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 5. Ringrazio Honor Buy comunque e xiaomitoday.it per avermelo fatto arrivare in anticipo rispetto al mercato italiano. E quindi apriamo la scatola. Questo è quello che era all'interno della scatola, si può già intravedere Redmi Note 6 Pro. Apriamo anche il pacco. Qua all'apertura della scatola. Rimuoviamo. Ah, attenzione, Redmi versione global, quindi non ci sono da fare ROM né niente. E la versione 4 giga da 64 giga di spazio d'archiviazione. All'interno della scatola troviamo. Ok, un bel Redmi Note 6 Pro, nuovo nuovo e fresco fresco, quindi ricordatevi 20 megapixel più 2 di fotocamera da selfie, quindi la frontale, questa è una grossa differenza rispetto a Redmi Note 5. E la fotocamera posteriore, doppia fotocamera, una da 12 megapixel e una da 2,5. Ok, la batteria è da 4000 mAh, quindi dura tantissimo. Ma e nella scatola troviamo la classica cover in silicone che ti mandano i cinesi. Poi, che è una cover da 1,50 euro, comunque, vabbè, la classica cover. La pinzetta per rimuovere la SIM che useremo dopo, l'adattatore comunque e presa di ricarica per versione europea, logicamente, e la spina, come al solito, anche questa non è una Type-C, ma è una micro USB. Come al solito i cinesi non mettono le auricolari, non ho mai capito il perché, però forse perché le dovete comprare. E questo è quello che si trova nella scatola. Che io volevo fare con voi era la prima attivazione. Allora, chiaramente qui acceso il telefono si arriverà qui, vi dirà di selezionare prima la lingua. Capite che è la prima volta che lo faccio anch'io, quindi posso anche sbagliare qualcosa. Allora, italiano. Avanti, impostate la lingua. Imposto il wifi. Ok, accetto. Verifica delle informazioni. Ok, allora accendi all'assistente con voce per qui mi si è collegato al mio account. Matchway, consenti di accedere all'assistente direttamente tramite comandi vocali. Accetto. Se volete i comandi vocali, chiaramente dovete accettare. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ecco fatto. Servizi di Google, devi accettare. Se no non puoi aggiungi un altro account, lo faccio successivamente. C'è ancora un'opzione da configurare il tuo Redmi Note 6, puoi anche farlo più tardi nelle impostazioni. Ultimi ritocchi, ho capito. Consenti a me di eseguire e gestire le telefonate, nega, passa oltre, nega. Io non faccio il backup sul mio account, salta. Allora, salta, se è possibile impostare il mio account di seguito. Ok, salta. Impronta schermo di blocco. Schermata di blocco. Impronta. Sequenza PIN. Io metto il PIN. Ricorda la tua password. Dai, capito?
continua. Ok, aggiungi la tua impronta. Sto aggiungendo la mia impronta sul sensore dietro. Quindi, ok, posizione, programma istruttori. Ok, configurazione completa. Allora, sono andato a farmi sono andato a dare una controllata. Attivare lo sblocco con la faccia, quindi il Face ID, come si chiama sull'iPhone, qui si chiamerà in maniera diversa. Bisogna andare su nelle impostazioni, blocco schermo e password, aggiungi dati del volto. Selezionate, mettete la vostra password o quello che avete messo, e a questo punto passiamo al riconoscimento della faccia. Io mi metto in maniera che mi veda. Vedete? Mi sta riprendendo anche, aggiunto correttamente. E adesso lo proviamo. Allora, riproviamo. E mi l'ha sbloccato. Guardate, impressionante, eh? Sblocco lo schermo. Mi avvicino col volto, ha una reazione eccezionale, si sblocca subito e va benissimo. Da provare decisamente. Comunque, bene o male, questo è tutto. Domani facciamo una recensione completa. Questo era più che altro un unboxing, giusto per capire cosa c'era nella scatola e come attivare il telefono. Quindi, buona giornata, al prossimo video. Ciao ragazzi!